Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Buongiorno Castori, terminiamo il nostro viaggio nella meravigliosa regione delle Marche. Oggi siamo a San Vittore Terme nel comune di Genga a raccontarvi una leggenda legata a questo posto, all'abbazia stupenda che questa mattina siamo venuti a vedere con la nebbia, all'alba, un posto meraviglioso. Chi ci segue nelle storie lo saprà bene. Quindi mi raccomando seguitici. Giusto. E ora ci trasferiamo nel passato a raccontarvi la storia d'amore che è legata a questo posto. In questo piccolo borgo, in posizione isolata, si erge maestosa l'abbazia di San Vittore alle Chiuse, un grande complesso monastico che nel 1902 è stato dichiarato un monumento nazionale. L'abbazia venne edificata dai Benedettini nell'undicesimo secolo, un secolo in cui, scriveva il cronista francese Rodolfo il Glabro, pareva che la terra stessa, come scrollandosi e liberandosi della vecchiaia, si rivestisse tutta di un candido manto di chiese. Da prima chiesa conventuale, l'abbazia di San Vittore delle Chiuse raggiunse il suo massimo splendore nel XIII secolo, esercitando la sua giurisdizione su ben 42 chiese, oltre che su vasti beni e territori. Ma nel XV secolo, dopo una lunga decadenza a cui era in corsa, l'abbazia di San Vittore venne soppressa. Quello che vogliamo raccontarvi oggi non è né l'ascesa né il declino di un monastero, quanto una leggenda e una storia d'amore ostacolato e anche un simbolo misterioso che è stato inciso all'interno dell'abbazia in questa pietra calcarea. L'edificio, in stile romanico, si presenta spoglio. Non vi sono né decorazioni, né immagini, né tantomeno ornamenti o affreschi. L'unico simbolo presente è un otto rovesciato, il simbolo dell'infinito, di cui ancora oggi nessuno conosce né lo scopo né il significato. Chi ha scolpito questo simbolo all'interno dell'abbazia? E qual è il suo misterioso significato? Domande queste a cui nessuno sa ancora rispondere. Eppure questo simbolo misterioso sembra essere collegato a una leggenda, una storia di amore e di morte, che è connessa intimamente ad una grotta qui vicino che prende il nome proprio di Grotta dell'Infinito. La leggenda narra che presso l'abbazia di San Vittore delle Chiuse vivessero due bellissimi giovani, perdutamente innamorati. Nonostante li unisse la comunione di un grande amore, le rispettive famiglie, avversate da profonde ostilità, impedirono con ogni mezzo il loro matrimonio. Disperati da questa situazione, abbandonarono le proprie abitazioni, imprecando contro le proprie famiglie, e si persero nella selva buia, qui del monte della valle. Vagarono nei boschi per tutto il giorno e per la notte successiva, avvinti da un amore che in cuor loro credevano fosse eterno. Infine, nelle profondità del bosco, dove si ergeva possente un macigno, scoprirono una grotta nascosta che trasformarono nel loro nido d'amore. Tale era la loro felicità che tutta la valle sembrava palpitasse di allegria e di gioia per i due innamorati. Sarebbero rimasti in questo luogo segreto per lungo tempo, crescendo amorevolmente i loro bambini fra ginestre e greggi di pecore. Ma una sera d'inverno, nell'ora del tramonto, quello stesso sortileggio che aveva unito in sodalizio queste due anime gli si rivoltò contro. Mentre il sole grattava per l'ultima volta il firmamento, la giovane donna giungeva nei pressi della grotta, laddove l'amore l'aveva molti anni prima condotta. Eppure, appena toccò le gelide pareti di roccia, ella svenne, e in quel sonno che parve non durare più di un bisbiglio, uno strano sortileggio trasformò la bella in una capra. Stesso destino, per qualche fenomeno curioso di risonanza, sembrò diffondersi anche alla grotta. Allora, su tutte le sporgenze rocciose, nacquero molti caprifichi, frutti simili a fichi, ma non commestibili, che dilaniò con gli zoccoli e con il muso. Accorse il giovane, ma ella
avvinta dall'incantesimo, dopo avergli confessato il triste destino a cui era andata incontro, lo salutò un'ultima volta, prima di scomparire per sempre nelle viscere della terra. Il giovane ricercò disperatamente la propria amata per 3 giorni e per 3 notti, finché la rabbia non invase quell'organo pietoso e dilaniato che una volta doveva essere il suo cuore. In preda all'ira accese alcune torce e corse nella notte nera, lasciando che il fuoco incendiasse tutta la selva. E quando le fiamme furono alte nel cielo notturno, il giovane si ritrovò presso il loro nido d'amore, in quella grotta che aveva chiamato casa e che ora, sconfitto, ripudiava. Ma entrando nella grotta, batté la testa sulla roccia nuda, cadendo in terra in quello stesso malefico sonno che aveva carpito la sua amata. Il sortileggio, infatti, si abbatté anche sul giovane. La sua pelle perse vigore, ingrigendosi, e la sua carne, ora dura come la pietra, si cristallizzò per sempre nella forma di un grande masso. In quel luogo, ogni sera, quando il sole discende dietro i monti e la valle si addormenta, una capra esce da quella grotta. E il suo grido di dolore lacera l'aria, facendo tremare i pioppi del fiume e le querci della montagna. Chissà se il suo amato, in quell'immobile eternità, riesce ancora a udire il funebre lamento della sua bella. Questa grotta, la grotta dell'infinito, viene chiamata per tale motivo anche la grotta della capra. Quindi quello che sta andando a controcorrente non ce la fa? Fortunatamente non ci siamo arresi, eravamo molto molto interessati a vederla e guardando un po' su internet abbiamo scoperto che in realtà apriva alle 7:30. Come 7:30? 9:30. 9:30. Alle 9:30, quindi abbiamo aspettato un bel pochino qui, abbiamo fatto un po' di foto, un po' di video che vedrete naturalmente. E siamo riusciti ad entrare, quindi siamo molto molto felici. Se sentite qualche rumore è la mia pancia. Ah sì, stiamo morendo di fame, è vero. Ah, comunque ora, visto che su Google c'è scritto che l'abbazia è aperta H24 e non è vero, è aperta dalle 9:30 alle 7 tutti i giorni, ora i vostri cantastorie cambieranno l'orario su Google. Già. Disperati da una soluzione che non aveva una possibilità di soluzione, disperati per la situazione, si abbandonò. Ostacolato. In questa. Perché saltellavi? 2 volte hai saltellato. E non va bene? No. Dubbi con questa cosa. Non fare così. Che saltellavi? Capisco che hai freddo, però. Sciolto. Non saltellavi. Angelo, l'ho sciolto. Ci sono? Mente. Sempre. Vero. Aspetta, c'è un mostro che arriva. Miau! Miau! Perfetto. Gustoso?